Tanto grazie di essere venuti, perché comunque oggi è il 28 di giugno, le attività sono in pieno lavoro, la città è in fermento con il turismo e quindi essere qui vale doppio rispetto magari un incontro più partecipato d'inverno quando si ha più tempo libero. E l'oggetto della giornata di oggi, della serata di questo incontro, è quello di dare la diffusione dei dati del lavoro svolto. E preparando delle slide, che così diventa anche più gradevole l'ascolto della diffusione dei dati, mi è passa proprio una testimonianza di quanto di concreto c'è quando si riesce a fare squadra, si hanno buone idee e si lavora rimboccandoci le maniche sul territorio. Questi progetti, oggi la diffusione dei dati era per l'ultimo progetto Non Conventional Venice, ma ho voluto nelle slide mettere l'ultimo quinquennio, bene o male, di collaborazioni che l'ente bilaterale Veneto ha fatto con la Confesercenti, con il consorzio Lidi di Chioggia, con Ascolt Spiagge e con l'associazione Albergatori e anche in parte locatori, perché abbiamo fatto anche qualche seminario insieme anche ai locatori. Prima di iniziare a dare la diffusione dei dati, chiamerei i partner uno alla volta, sia per portare un saluto, perché tutta l'attività che si è svolta, tutti gli obiettivi che abbiamo raggiunto e tutti i risultati che siamo riusciti a ottenere con grande soddisfazione sia nel territorio che con la Regione Veneto, perché ricordiamoci che questi progetti sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Veneto.